Ciao Lacustri, non siete pronti per vedere cosa voglio fare oggi? E no, non siete pronti. Se vi state chiedendo perché sono in mezzo alla schermata di Minecraft, in realtà non c'è un motivo, ma oggi andremo a prendere il minerale più raro del gioco. Sembra una cosa semplice. Voi direte, cosa ci vuole? Sono i diamanti, saranno gli smeraldi, forse la netherite. No, vi sbagliate completamente. Esiste un blocco ancora più raro del diamante, degli smeraldi, dei detriti antichi, addirittura del blocco fatto di netherite. E questo minerale ha a che fare con gli smeraldi. Questo perché, vedete, gli smeraldi in questo modo grezzi spawnano soltanto nel bioma della montagna. E non solo, tendono a spawnare ad alte altezze, si parla di Y200 addirittura. E come vedete hanno un contorno grigio, al contrario dei diamanti che hanno tendenzialmente un contorno nero. Questo perché i diamanti si trovano sotto alla Y0, quindi di conseguenza sono circondati da Cobbled Deep Slate, mentre invece gli smeraldi sono circondati da Stone. Una volta i diamanti spawnavano alla Y12, quindi erano circondati anche loro da Stone. Ma ora non è più così. Si possono ancora trovare dei diamanti circondati da Stone. Tanto che io ne ho trovati ben 3 e sono sicuro che è facile trovarne anche altri. Basta soltanto un po' impegnarsi. Ma la vera sfida consiste nel trovare uno smeraldo che sia circondato da Cobbled Deep Slate. Quindi uno smeraldo che si trova tra il livello 0 e il livello 5. Perché è la minima altezza in cui possono spawnare ed è la minima altezza in cui c'è la Cobbled Deep Slate. Oltre ad essere estremamente raro da trovare, si può trovare appunto soltanto nel bioma della montagna. Quindi sarà una sfida molto ardua. Ed è l'ultimo oggetto che mi manca per completare il mio museo, che vabbè devo ancora costruire però. Ci sarà un museo con tutti gli oggetti più rari del gioco. Un altro degli oggetti più rari del gioco me lo trovo davanti in questo momento. Non sembra ragazzi, ma l'erba alta è uno degli oggetti più rari in assoluto. Come vedete ne ho soltanto uno nel mio inventario. Sembra semplice da ottenere, ma non lo è per niente. Questo perché se andiamo con la forbice a spaccarlo, andremo ad ottenere 2 pezzi di erba alta normale. L'unico modo che abbiamo di ottenere l'erba alta come blocco fisico nel nostro inventario è proprio quello di trovarlo all'interno di un villaggio nella savana. Purtroppo mi è successo soltanto una volta rendendolo così uno dei blocchi più rari su Minecraft. E lo stesso vale per l'uovo di drago, perché a meno che lo riesci a duplicare, utilizzando delle strane macchine tipo quello che ho fatto nella mia farm di sabbia, vi lascio qui la scheda, ne puoi ottenere soltanto uno nel gioco battendo il drago. Quindi è sia semplice che complicato. Detto questo ragazzi, ora vi mostro la strategia con cui spero di trovare il minerale più raro del gioco. Nel mio inventario vedete esattamente tutte le cose che ci serviranno. La spada per difendermi da qualche eventuale mob, tipo questo maledetto creeper. I razzi per volare nel bioma della montagna. Ne conosco uno, spero di trovarlo lì, se no in caso contrario andremo in un'altra montagna, che cercherò magari utilizzando chunk base. Del cibo, ovviamente, per ripararmi le cosciotte. Una pala con efficiency 5 per togliere tutti quei blocchi noiosi, per esempio la gravel o la terra che troveremo sicuramente andando a scavare. E infine il piccone con silk touch, importantissimo perché sennò non possiamo portare a casa il minerale grezzo, che è quello che voglio esporre poi dentro al mio museo. E ovviamente il piccone ha anche esso efficiency in modo da poter scavare molto velocemente. Abbiamo anche i portafortuna, che sono questi piccoli smeraldi all'interno dei nostri cespugli di entrata al magazzino, e direi che siamo pronti a partire. Avevo pensato di utilizzare la TNT, ma poi mi sono detto che era troppo rischioso perché poteva far saltare in aria il mio minerale. Magari anche portarsi un arco è una buona cosa e la nostra armatura, e per il resto io direi di lasciare tutto a casa. Portiamoci anche le torce e mettiamole nella seconda mano, in modo da illuminare le caverne. Utilizzeremo il metodo che utilizzo sempre per trovare i diamanti, quindi l'uno per uno, e scaveremo dal livello 0 al livello 5. Nella speranza di riuscire a trovarlo. Prima di partire ti ricordo che sono in live ogni giorno alle 2:15 e alle 9:15 sulla piattaforma viola, in modo da non perderti nessuna delle mie avventure. Vado un attimo in bagno e poi partiamo ragazzi. Sono tornato, siamo pronti. Cuffia alla mano per sentire i nemici. Andiamo a dormire. Buonanotte e partiamo. Ci aspetta un volo di circa 1000 blocchi, forse 2000, poco importa. Qua non posso farvi spoiler di quello che ho costruito, almeno per il momento, posso solo far vedere quella. E se non sbaglio, proprio qui sopra c'era il bioma della montagna. Vediamo, foresta di fiori, meadow, forse mi sbaglio, flower forest. Ok, sono giunto alla conclusione che effettivamente meadow è la montagna. Quindi direi di iniziare a scavare verso il basso.
Non fatelo mai, ragazzi, io lo sto facendo perché ho la pozione di Fire Resistance e quindi se cado nella lava non succede niente. Ma se voi non ce l'avete, non fatelo. Siamo ancora all'altezza 80, quindi dobbiamo scendere più o meno di un 75-80 blocchi. Vi immaginate che me lo trovo tipo sotto i piedi mentre scavo? Sarebbe molto divertente. Della lapislazzuli. Ci siamo! Siamo arrivati all'altezza 3. Io direi di partire dall'altezza 5 e scaviamo in un 1x1, volando dentro con le litra. Se avete dubbi su come funziona questo metodo o come lo utilizzo io per trovare diamanti, vi lascerò una scheda qua sopra. Let's go! Come vedete, i blocchi di cobble deep slate si alternano ai blocchi di pietra. Questo è un buonissimo segno, significa che noi abbiamo una sorta di ibrido ed è qui che possono spawnare i nostri smeraldi neri. Ed è qui che torna invece utile la nostra pala. Ok, una caverna. No, però sono troppo in basso qui. Ma posso comunque guardare il soffitto, perché qui c'è un ibrido tra stone e cobble deep slate. Qua si inizia già ad andare troppo in basso. Magari riesco anche a trovare un diamante bianco, che sono i diamanti circondati da stone. Non sembrerebbe. Perfetto, possiamo tornare su. C'è un bucherellino, vogliamo qui dentro e andiamo in un'altra direzione. Rimarrò così al massimo una ventina di minuti e se non dovessi trovarlo, ci alziamo di qualche blocco. Anzi, scusate, ci abbassiamo di qualche blocco. Granito non è mai un buon segno. Ok, abbiamo trovato dell'oro, sia bianco che nero. Carino. Bello questo ibrido. Sarebbe bello trovare un diamante ibridato. O addirittura immaginate trovare due smeraldi vicini. Uno bianco e uno nero che si vede bene la differenza. Proprio quando li trovi così in natura. Bello, bello. Questo è molto interessante. Perché ci mette a disposizione un sacco di pietra da osservare. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Anche solo uno smeraldo. Che mi dice che sto cercando nel posto giusto. Il bioma c'è, quindi tecnicamente si può trovare. Cos'era sto rumore? Si può trovare, ma io non vedrei assolutamente niente. Oh no! Oh, abbiamo anche trovato del carbone scuro. Questo è molto raro, ragazzuoli. Tanto che non l'avevo mai preso in questo mondo, assurdo. Che fortuna. Ho deciso che mi abbasserò di un blocco perché sono passati praticamente i 20 minuti. Let's go! Raga! 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 Lo abbiamo trovato! Non ci credo! Mi è bastato cambiare altezza! Ma... yo! Ragazzi, abbiamo davanti a noi uno dei blocchi più rari di Minecraft. Uno dei minerali più rari di Minecraft. E non solo, abbiamo trovato anche il carbone, che è estremamente raro pure lui. Nah, that's fucking crazy, man. Torniamo a casa, subito. Sono tornato al mio villaggio e vi voglio far vedere la differenza tra i due blocchi. Questi qui sono i due blocchi di carbone normale, questi qui sono i due blocchi di carbone nero elevato alla seconda. Estremamente belli ed estremamente rari. Questi forse sono anche più belli degli smeraldi in realtà. Sembrano tipo dei fossili o un'impronta, un artiglio. Questo invece è lo smeraldo nero, ragazzi. Uno dei blocchi più rari in assoluto del gioco. Si vede molto bene la differenza, il contrasto mi piace un sacco, molto di più di questo, e finalmente lo potremo esporre all'interno del mio museo. Ragazzuoli, io direi che il video finisce qui. Se volete che ne cerchi un altro, così per divertimento, facciamo arrivare questo video a 5.000 like. Mi raccomando, iscrivetevi che è gratis e se siete arrivati fino alla fine del video, commentate con smeraldo giallo. Grazie della visione, belli. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!